Scuole chiuse per tutta la settimana fino al 29 febbraio, in attesa di capire se il periodo di vacanze forzate sarà prolungato, arrivano le prime risposte alle domande che tanti genitori si stanno ponendo. Prima fra tutte, i giorni di stop andranno recuperati? A rispondere è il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Como, Roberto Proietto, che annuncia l'arrivo di un documento ufficiale nei prossimi giorni. A breve verrà diffuso o un decreto del Presidente del Consiglio o una comunicazione ministeriale che farà chiarezza e indicherà come procedere, spiega, ma solitamente le riduzioni del calendario per cause di forza maggiore, e questo è il caso, non vengono recuperate. Ricorderete ad esempio, aggiunge, le nevicate eccezionali di alcuni anni fa in centro Italia. Molte le informazioni che stanno circolando in questi giorni, che a volte contribuiscono a creare confusione. Proietto sottolinea l'importanza di affidarsi soltanto alle fonti ufficiali, in primis il sito del Ministero dell'Istruzione o quello degli uffici scolastici territoriali e regionali. All'unica parte, anche per i docenti non è previsto il recupero di questo periodo. In questo caso, dice, c'è una precisa norma contrattuale in cui si ricorda che, appunto, quando si tratta di interruzioni per cause di forza maggiore, le ore non vanno reintegrate. Intanto, alcuni istituti comaschi si stanno attrezzando per l'invio di materiale didattico, compiti o relazioni tramite il registro elettronico per non perdere giorni di studio. Sul fronte universitario, all'Insubria è stata predisposta una pagina web raggiungibile dalla home page del sito dell'Ateneo, attraverso la quale saranno veicolate le comunicazioni ufficiali. Gli stessi studenti, del resto, stanno chiedendo informazioni ai docenti su come gestire questa fase di sospensione dell'attività didattica e degli esami. Qualora si prolungasse l'interruzione, le tecnologie per le lezioni da remoto ci sono e non si esclude anche la possibilità di allungare il semestre fino a giugno.